fa così al miele, grandissimo Luciano Spalletti. Buonasera, e questo premio l'hanno ricevuto tanti grandi allenatori, sì, ne cito solamente gli ultimi due allenatori di club, Conte e Ancelotti, hanno poi vinto il campionato. Questo che significa? L'Inter punterà lo scudetto? Addirittura, se questo dovesse essere determinato dalla ricezione di questo premio, sarebbe sicuramente un grandissimo piacere, però la realtà sta differente, insomma, che noi dobbiamo lavorare in maniera seria per ridare poi forza e dare visibilità a una squadra che negli ultimi anni, insomma, ha un po' perso quella che è la sua qualità, ecco. Lei è troppo giovane per aver incontrato Nicola Ceravolo, ma si sarà documentato. Cosa ricorda di questo personaggio in questo contesto di oggi? Che figura farebbe? Ora, Nicola Ceravolo è stato un grandissimo presidente, oltre a una grandissima persona. Se bisogna andare nei dettagli, poi il fatto che lui sapesse poi distribuire questa umanità, questa sua disponibilità a far nascere dentro la propria squadra quello che si va alla ricerca ora, di sentirsi far parte di una famiglia, di un assieme dove si lotta tutti per lo stesso obiettivo. Lui era bravissimo a fare questo, per cui ha portato dei calciatori importanti poi al cospetto dello scenario, insomma, nazionale, tipo anche Palanca, il famoso... Ecco, e qualche suo incrocio particolare con Catanzaro e la squadra c'è stato? No, non c'è stato, perlomeno così, questo non mi ricordo, però rimane il fatto che Nicola Ceravolo è stato una grandissima persona, oltre un grande presidente. Una battuta sull'Under 21, c'è possibilità di arrivare in fondo? Penso di sì, perché è una squadra forte, perché ha un allenatore fortissimo, e che poi una partita possa andare a finire male è una cosa che può succedere, però abbiamo le carte in regola per farci valere. Senta, che idea si è fatto del caso del Maluma? Ma da fuori diventa difficile poi poter parlare di un caso così importante. Ecco, dico che ci sono dei regolamenti e che tutti adesso si stanno comportando dentro le regole che ci sono, per cui non mi sento di dover colpevolizzare qualcuno. Quello che può fare veramente la differenza è lui, e mi sembra che stia pensando poi bene quale soluzione adottare, ecco. E che eventualmente l'Inter potrebbe essere interessato? Noi abbiamo un portiere forte, abbiamo un portiere esperto, noi abbiamo una squadra che ha una forza sua di base, al di là degli ultimi risultati, per cui delle ultime stagioni. Per cui prima bisogna partire da lì. La cosa fondamentale è stata che nessuno abbia chiesto di andare via assolutamente dall'Inter, per cui loro la sanno tutta la storia delle ultime stagioni dell'Inter, e il fatto che vogliano rimanere sanno che debbono poi modificare qualcosa e fare qualcosa di diverso. Per me è una cosa che mi fa piacere. Ce lo rilascia un Forza Catanzaro, visto che è in pericolo? Sono lì in curva a Forza Catanzaro. Grazie ragazzi. Con questo meraviglioso capolavoro del signor Spadafora, l'artista, ancora oltre. Prego.